L'incontro è 3-5, 3 round da 5 minuti. Welterweight. Plata nella tuta blanca la TM. Bogazzon spende la mia zona, brucia la galera. Coco, mula, whisky, cola. Libera testa, mi fa clemura. Nokia, squilla, pronto, allo. 15 minuti, mezzo palo. La liberté, la liberté. Conosci la zona, è zona 7. 24-7 in strada alle banlieue. Saliamo sul palco in 27, frate, no privé. Sa chi chi limone, sa chi chi limone. Facciamo la mole, non facciamo i nomi. Non sei Gianni, non sei Ciro, non sei Tony, non sei Sosa. Sei una pussy sotto per la coca. Come Tony voglio il mondo cico. Ora, tutta, Milano San Siro. No, non sei mio fero, no, non sei mio amico. Mica sono scemo, so che sei uno sbirro. Ora tutte lo vogliono. La tua tipa vuole il mio. Scendo in piazza con le squalo. Tutto fresco apparecchiato. Assiste. Ripeto ancora una volta, welterweight 3-5. Tre round da 5 minuti. Ancora qualche istante prima di presentare i due fighter ai rispettivi angoli. E allora, dall'angolo blu, proveniente da Top Team Fighting Bergamo, Guido Cominelli. All'angolo rosso, proveniente da David Fight Academy, Alessandro Rossi. Siamo welterweight, incontro importante, Guido Cominelli all'angolo blu, Alessandro Rossi all'angolo rosso. Siamo pronti per un'altra battaglia su 3 round da 5 minuti ciascuno. Pronti quindi per altra grandissima MMA qui a stream, in questa card importantissima di Slam Championship 15, Guido Cominelli del Top Team Fighting Bergamo, Alessandro Rossi. Ale! KO! KO devastante!
assolutamente bella questa azione che abbiamo visto, la gabbia si è animata, si è infuocata, perché grazie a tutti. Nelly deve essere ovviamente il complicato sempre questo momento, sono stanchi, bisogna ovviamente cercare di portare quanto più possibile le cure, le attenzioni per stare soccorso immediatamente. Ancora una volta i medici straordinari stanno facendo un ottimo lavoro, questo ragazzo sta avanzando, facendo ritornare ovviamente cosciente dopo un colpo che però lo aveva subito stroncato all'inizio match. Poi è stato bravo a provare a rialzarsi, non molto sicuro con i piedi, ma anche per portare il spogliatoio, grande, grandissima prestazione del suo avversario Alessandro Rossi. Sappiamo molto bene che questi match funzionano così, poteva andare esattamente con... Sicuramente è stato un buon colpo quello che lo ha preso. Cosa succede? Questo match, quando capitano queste cose, anche la sorpresa, a volte non entrare proprio subito con gli occhi, cosa che invece ha fatto Alessandro Rossi, colpendo il suo avversario in modo subito preciso, un cecchino. Alessandro, ora vediamo che viene ancora accompagnato al suolo Guido Cominelli, necessita ovviamente di qualche cura in più. Tutto devastante quello subito, inequivocabile la sconfitta. Adesso sta arrivando anche la barella per portare fuori Guido Cominelli, mentre dall'altro abbiamo posteggia giustamente Alessandro Rossi, che è stato molto bravo, ha avuto una prestazione sicuramente fulminea, focosa, è entrato con un piglio incredibile, ha subito un risultato più importante, una manciata di mano, probabilmente non siamo arrivati nemmeno a 30 secondi di match. Ora poi sentiremo l'ufficialità da parte dei giudici, che ovviamente hanno tenuto conto del tempo trascorso nella gabbia sui due atleti. L'ufficialità vince per KO dopo 19 secondi del primo round dall'angolo rosso, David Fight Academy di Cassar Dadda, Alessandro Rossi. Ho fatto bene i conti. Taurus, 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 soprannominato Taurus. D'altronde ci sei tornato per combattere, eh? Grande Taurus, ci vediamo al prossimo match, complimenti. Intervista, c'è Taurus, intervista. Allora, siamo qui come vincitore, vittoria esplosiva, incredibile, ci ha lasciato tutti di stucco. Raccontaci un pochino, commentaci un pochino le tue impressioni per questo match. Allora, sono partito tranquillo, non provavo emozioni, ero così tranquillo come se fosse stata una passeggiata, perché questo è quello che mi piace fare, mi alleno tutti i giorni per fare questo, mi sento migliorato in tutte le situazioni, a terra, in piedi, e quindi volevo dedicare questa vittoria innanzitutto a mia madre, che mi ha dato tutto di cui avevo bisogno, poi a una ragazza molto particolare, che si chiama Gaia,
insieme a tutti i miei amici che sono venuti qua a sostenere qui da Bassano, un movimento marziale. Devo ringraziare che mi hanno aiutato nella preparazione di questo incontro. Ovviamente in primis ringrazio il mio fratello padre Pugliesi, che mi è stato praticamente come un padre, e ovviamente ringrazio la mia palestra, la V-Fight Academy, che mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno. E niente, spero di che ci rivedremo presto a un prossimo evento qua di Slam. Grande, in bocca al lupo per tutti. Grazie.